Sono più di 4.000 i ragazzi studenti delle classi primarie delle province di Arezzo, Prato e Siena che stanno partecipando a ROAR, Risparmia, Ricicla, Ruggisci. È un progetto di educazione ambientale che è dedicato appunto al risparmio energetico, alla raccolta differenziata ed è stato ideato da Stralegut Teatro in collaborazione con Estra e con la partecipazione anche di molti altri partner che sono intervenuti. È proprio presso la sede di Estra che è stato presentato in conferenza stampa questo progetto alla presenza di Fabrizio Tresciani di Stralegut Teatro e soprattutto del presidente di Estra Francesco Macri. Allora, un progetto che riguarderà i ragazzi, che riguarderà le famiglie e che appunto coinvolgerà una vera e propria gara che si concluderà poi alla fine di gennaio con una premiazione. Andiamo a sentire di che cosa si tratta dalle parole del presidente di Estra. Presidente, allora, appena concluso questo giuramento in pieno stile, proprio come fanno i bambini che sono coinvolti in questo progetto ROAR, un progetto che nasce per educare i ragazzi e le famiglie, tantissime di tutti questi territori coinvolti, educarli all'ambiente e legarli anche in qualche modo al teatro. Tra l'altro Estra e Stralegut sono da tantissimi anni legati in progetti di questo tipo. Come nasce questa collaborazione? Nasce a Siena da tempo e è cresciuto nel nostro territorio perché ormai Estra è un'azienda di livello nazionale, ma in Arezzo, Prato e Siena i loro, diciamo, punti di riferimento, i loro capoluoghi storici che hanno dato vita appunto alla nostra azienda. A breve, tra l'altro, avremo l'ingresso di un quarto socio in rappresentanza del territorio anconetano e questi progetti che sosterremo sicuramente dovranno vedere anche un momento di crescita. Siamo contentissimi dello sviluppo di ROAR perché è un progetto che appassiona migliaia e migliaia di bambini delle scuole elementari e completa un po' il nostro raggio d'azione che con energicamente si limitava alle quinte elementari e alle medie, coinvolgendo i più piccoli che fremevano e erano anche abbastanza, io vedo mia figlia di 8 anni, indispettiti da non poter partecipare a questi progetti ludico-didattici. Questa cosa ha fatto felice tanti bambini, soprattutto della provincia di Arezzo e di Prato, che non avevano mai praticato il progetto ROAR, che funziona da tutti i punti di vista. Il binomio teatro e ambiente è un binomio assolutamente positivo, coinvolgente e che eleva in tutti i sensi, insomma, le personcine che domani saranno i nostri adulti con una spiccata sensibilità ambientale. Poi c'è da aggiungere che la novità nel progetto è Straclick, al quale ho anche contribuito, insomma, fattivamente come idea, e questo ecofigurine che vanno a divertire, appassionare, fanno partecipare poi tantissimo le famiglie. Questo è il dato saliente, perché spesso nelle scuole con i vari progetti didattici sulla differenziata o altro, senza un reale coinvolgimento delle famiglie, i risultati sono sempre stati molto parziali. Noi in questo senso, con queste dinamiche intelligenti e coinvolgenti, abbiamo coinvolto la famiglia e c'è un'attività frenetica che ognuno di noi può testimoniare. Ecco, rispetto al progetto energeticamente di cui appunto ha accennato, cambia il target, quindi sono i ragazzi delle scuole elementari coinvolti, ma cambia anche il territorio, nel senso che c'è davvero in maniera capillare una rete che va da Siena fino ad Arezzo e Prato, proprio come fa Estra. I numeri sono impressionanti, centinaia di scuole, migliaia di studenti e i bambini non appesantiti da, diciamo, una componente eccessivamente educativa. Qui c'è lo spirito che ti coinvolge di una gara, di una competizione vera e propria, sia tra le scuole che tra i bambini. È proprio un gioco divertente. I bambini vanno con i genitori a cena in un ristorante e cercano di svaligiare le dispense o i depositi dei locali dove magari ci sono dei tappi in alluminio da recuperare, oltre a quelli dei parenti, degli amici. C'è un'attività incredibile, soprattutto nel concorso fotografico, tra virgolette, di queste ecofigurine, perché addirittura arrivano testimonianze o produzioni di foto anche da province assolutamente lontane dai nostri territori. Pensate che tra gli obiettivi del concorso c'è quello di fotografare
diciamo, strumenti legati all'eolico, quindi le pale nel nostro territorio non esistono se non qualche mini eolico, quindi ci arrivano foto dalla Sicilia, dalla Calabria, da altre zone, insomma. Una bella cosa che vogliamo continuare a far crescere, perché siamo un'azienda del territorio che non è solo bilancio e fatturati, ma che vuol fare del proprio modello commerciale un modello vicino alla gente, vicino alle nostre comunità, e sostenere ogni attività che fa crescere la nostra comunità. È una gara, perché si tratta di questo, che a metà si concluderà alla fine di gennaio, una gara che sta dando, come abbiamo detto, molti frutti già da adesso, con famiglie coinvolte, lei stesso non solo in qualità di presidente ma anche in qualità di genitore. Cosa vede nel futuro di questi progetti di educazione ambientale? Cosa vede quindi nel futuro di Estra? Estra, come azienda che sente una forte responsabilità sociale di impresa, non potrà mai abbandonare questo tipo di progetti, certamente cercherà di promuoverli sempre di più in prima persona, e dovremo continuare perché, diciamo, è nella nostra vocazione. Siamo un'azienda che fa energia, che vende energia soprattutto, e l'ambiente è uno dei temi, è uno dei valori di riferimento, e quindi è naturale che, diciamo, sia come azienda che come presidente continui a sostenere queste belle iniziative. Presentiamo oggi questo nuovo progetto che ha un nome davvero molto accattivante e particolare, un progetto che riguarda l'ambiente, che riguarderà molti ragazzi, diciamo un po' sparsi in tutta la Toscana, perché non solo Siena ma saranno coinvolte anche Prato e Arezzo. In che modo Stralegut interviene in questo progetto di teatro, e come coniugare l'ambiente appunto con il teatro? Beh sì, noi di Stralegut Teatro abbiamo sempre avuto il pallino per l'ecologia, e quindi in questi anni abbiamo sempre cercato di coniugare, di creare dei progetti che facessero dialogare il teatro con l'ecologia. A partire dal 2011 abbiamo creato un progetto che si chiamava Can You Repet, che agiva sul territorio senese. ROAR rappresenta l'evoluzione di questo progetto, evoluzione sotto tanti punti di vista, perché questa primavera Estra ci ha lanciato una sfida, ci ha chiesto di ripensare il progetto e di ampliarlo per tematiche toccate, raccolta differenziata ma anche risparmio energetico, di estenderlo su più territori, quindi passare da Siena anche al coinvolgimento di Arezzo e di Prato, e un ingrandimento quindi anche di quelle che sono l'utenza coinvolta. Quest'anno stiamo coinvolgendo 150 bambini in questo progetto, sulle tre aree. Sono bambini delle classi primarie, e la cosa bella è che attraverso le azioni di ROAR, che sono due, raccolta tappi, è una gara di raccolta di ecofigurine, che sono una sorta di caccia al tesoro di buone azioni che fanno bene all'ambiente, che devono essere poi scovate nella realtà, fotografate e poi incollate virtualmente sui nostri album. Attraverso queste azioni noi siamo riusciti a coinvolgere 4.000 bambini, ma soprattutto 4.000 famiglie, e questo è il passaggio forse più bello di questo progetto, perché effettivamente è un progetto che coinvolge, e attraverso dei giochi che sono semplici, perché poi una raccolta tappi di acciaio e di plastica, o andare a fotografare delle equazioni, delle buone pratiche, sono cose molto semplici, ma questa semplicità coinvolge e funziona, e quindi attraverso il gioco queste famiglie, questi bambini effettivamente si trovano a assimilare dei concetti che sarebbero viceversa un po' complicati, tipo che cos'è una caldaia a condensazione, oppure che cos'è una termovalvola. A volte anche io ho avuto qualche tentennamento, e invece questi bambini sono fantastici. Siamo a metà della gara, possiamo dire che a qualche dato sono già più di 12.000 le ecofigurine, queste foto virtuali che sono state incollate sugli album, sono più di 130.000 le visualizzazioni di pagina sul nostro sito, che è www.roar.it, e siamo basiti anche noi da questi risultati.
Come si concluderà tutto questo progetto? Cosa faranno i ragazzi? Come saranno coinvolti? Beh, dunque, fra un mese circa si chiuderanno le gare. Noi andremo a conteggiare i tappi, conteggiare le ecofigurine, e ogni classe quindi otterrà un punteggio. Attraverso questo punteggio stileremo delle classifiche provinciali e andremo a premiare le prime 20 classi classificate per ogni territorio attraverso con dei premi che sono presenti in un catalogo. Sono dei premi per lo più a base di teatro, perché insomma ricordiamocelo, noi nasciamo e vogliamo fare questo, e pensare di portare così tanti bambini a contatto anche con il teatro è, secondo noi, è una cosa molto positiva, perché crediamo che il binomio ecologia e cultura, ecologia e teatro, sia fondamentale per formare in primo luogo dei cittadini consapevoli.